Mi sveglio un mattino e sento che è morto un cittadino italiano ammazzato da altri italiani. Con il tempo si negherà tutto, ma questa è la storia. Questa è la storia, questa è la storia, questa è la storia. Stefano ha lasciato la gente a guardarsi stupita, a cercar di capire. Un'entità giudicante ha cucito le bocche, ha eseguito la sentenza e l'ha fatto morire. È toccato ad ognuno di noi, ma qualcuno l'ha presa di striscio. E un uomo è morto da solo in una stanza che puzza di piscio. Massacrato da Tor Sapienza, a seguire fin quando è arrivato all'udienza. Tor Sapienza è il quartiere dove crescono i fiori, le luci, le spine, la polvere, i colori. E girano gli uomini, girano, girano, girano e fanno i danni. È normale, la vita è così, per migliorarsi ci vogliono gli anni. Ma si spezza la marcia al progresso, se lo Stato ha la testa nel cesso. Vedi, 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 io voglio vedere dietro le pareti. Vedi, 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 fermi con le mani, fermi con i piedi. Vedi, 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 che la verità muore nei segreti. Vedi, 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 fermi con le mani, fermi con i piedi.